Allora, ho per le mani due libretti che sono l'ultimo frutto di Liberfest. Uno si intitola Canzoni per un lettore e ci sono tutta una serie di testi scritti per canzoni ispirate alla lettura di racconti, romanzi. Quattro laboratori di scrittura a partire dai luoghi di transito, di incontro dei giovani nell'area fiorentina, come le biblioteche dell'Oblate, Biblioteca Nova e la Biblioteca di Scandicci, laboratori condotti da quattro giovani scrittori come Vanni Santoni, Flavia Piccini, Simona Valdanzi e Leonardo Sacchetti. Con loro appunto si entra all'interno del ventre molle di queste biblioteche che stanno diventando sempre di più dei punti di riferimento nelle nostre città attraversate dalla crisi, dalla mancanza di riferimento, e stanno diventando luoghi di aggregazione giovanile come non lo erano mai stati. E Liberfest vuole fare la festa a questo, alla scrittura, alla lettura, a leggere e ai luoghi dove queste cose si fanno con più passione e più possibilità. Ora qui siamo per esempio nel Rassegnuto, nell'auditorium, dove si è appena presentato un libro, Alice nel Paese delle Domandine, dove alcune detenute, a seguito di un lungo laboratorio di scrittura creativa, hanno riportato i loro sogni, le loro speranze, le loro amarezze all'interno di questo libro, presentato con grande successo e molto apprezzato da oltre 200 ragazzi venuti qui. Poi c'è la premiazione di Libernauta. Dopo 13 anni Libernauta è ancora più vivo che mai, nel senso che anche quest'anno si sono iscritti al concorso oltre 1000 ragazzi dell'area fiorentina e 400 di essi saranno premiati al Teatro Studio. Ci sono presentazioni di libri, letture ad alta voce, perché c'è stato anche un laboratorio su come si legge, su come si riesce a trasmettere il testo ad un pubblico. Quindi Liberfest diciamo che ha sintetizzato in 3 giorni tutta quella attività che si svolge intorno al raccontarsi, a raccontare, a leggere, e quindi pensiamo che sia un appuntamento di grande interesse e rilievo per le nostre città.